Per il Napoli, che emozione raccontare questa squadra attraverso le note? Vabbè, sicuramente innanzitutto quest'anno è stato un anno indimenticabile, no? Io poi l'ho vissuto parecchio, nel senso ho visto tutte le partite, sono andato allo stadio quando, frequentemente quando è capitato, quindi essere qui comunque, essere coinvolto in un evento ufficiale del Napoli, con il Napoli, è un'emozione sempre bella e ci fa super piacere, rappresentativa comunque di noi e della nostra città. Seconda giovinezza per la musica napoletana, no? Sta vivendo un momento fantastico anche con artisti molto giovani. Un po' come questo Napoli che vince lo scudetto dopo 33 anni, anche i cantautori partenopei, i musicisti partenopei possono vincere di nuovo. Ah, ma penso che comunque fortunatamente ora sta succedendo questa cosa qua, che ci stiamo prendendo un po', tutta Napoli sta vivendo un bel momento d'oro, un bel momento di ripresa da un passato un po' più crudo, più difficile, e ora ci dobbiamo prendere tutto quello che abbiamo perso in questi anni, no? Dobbiamo combattere tutti quanti da ogni campo e goderci questo che ce ne esce. Quale calciatore del Napoli ti rappresenta di più? A chi somigli? Allora, ne ho parlato proprio con lui, con Elmas, perché giochiamo in tutti i ruoli, perché io faccio produttore, rap, cioè canto e tante altre cose, insomma, come lui che può stare in ogni posizione, quindi ne parliamo, ci facciamo una risata su questa cosa qua. Ma guarda, io non cioè mi hai fatto pensare ora per la prima volta, però forse Lobotka, perché so gestire un po' il campo e sono quello che comunque la passa comunque agli amici, è felice di gestire e fare la regia, insomma. Napoli c'è Collini, che è portiere ma è anche rapper. Sì. L'avete mai sentito? L'ha mai scritto? No, abbiamo passato veramente un anno insieme proprio, cioè, siamo stati tanti giorni insieme, siamo stati anche in studio, siamo stati. C'è un retroscena su Collini, il ragazzo, no, il calciatore? Qualcosa che si può raccontare. Guarda, io ti dico che innanzitutto io con lui abbiamo veramente un bel rapporto d'amicizia, proprio d'amicizia. Quindi aneddoti proprio particolari, però ti posso dire che per me lui è un ragazzo d'oro, che al di là comunque della figura, dell'atleta, dello sportivo, dell'intrattenimento, di quello che volete, è a livello umano è un ragazzo che ha tanto e sa dare tanto. Quando lo conoscete? Noi l'abbiamo visto sempre più leader di questa squadra, è arrivato solo da 6 mesi. Potete dirci, insomma, un ragazzo che subito si integra? Guarda, la prima cosa che gli ho detto per lui, tu hai il carattere perfetto per il Napoli, perché è il carattere che proprio sia per lo spogliatoio, per il gruppo, no? Però anche quello che piace vedere un po' ai tifosi e al popolo partenopeo, è un carattere forte che dà sicurezza. Ve l'ho detto proprio dall'inizio. Grazie. Progetti per il futuro vostri, personali? Ah, siamo lavoriamo veramente tutti i giorni, andiamo sempre in studio tutti i giorni, quindi vabbè, io praticamente lunedì annuncio il disco, quindi dico ora. Mi è uscito un pezzo stanotte, quindi. Esatto. No, siamo veramente una cascata di lavoro, siamo sempre in studio, non riusciamo a fare altro, quindi niente, disco, lui singoli e altre cose, anche singoli suoi. Ora siete tutti e due insieme, una promessa: in caso Napoli dovesse vincere di nuovo lo scudetto, vincere qualcosa, un bel pezzo insieme, qualche contenuto insieme, lo possiamo aspettare? Mettete d'accordo? Qualcosa potrebbe anche esserci già nell'aria, però non si sa. Dipende se quest'anno è di nuovo il quarto. Vediamo. Però quest'anno voglio il triplete. Direi che possiamo chiudere così. Grazie ragazzi. Grazie.